L'allegato A scheda generale di progetto è un allegato che si compone di quattro sezioni. È un allegato obbligatorio alla presentazione della domanda di sostegno perché va a soddisfare alcuni dei criteri di ammissibilità e i criteri di valutazione. Vi consente di fornire gli elementi su cui poi verranno valutate le diverse caratteristiche del progetto presentato. La sezione numero 1 riporta le informazioni generali del progetto come titolo, acronimo, indicazione della durata, la collocazione geografica, la tipologia di innovazione. È importante scegliere nel menu a tendina una sola focus area, quella prevalente delle attività progettuali. La sezione numero 2 affronta la composizione del partenariato, quindi scende nel dettaglio di alcune sottosezioni, tra cui il responsabile tecnico-scientifico del POI, con competenza e esperienza pregressa nella gestione di progetti europei, del gruppo di lavoro nella sottosezione B, e poi passiamo alla composizione del GO in tutti i suoi partner e relativo elenco. Dopo una sommaria descrizione del GO e dell'articolazione tra i partner, delle attività tra i partner, passiamo alla scheda singola di descrittiva per ogni soggetto presente e che per ogni soggetto componente il GO. Partiamo dal soggetto capofila, contraddistinto con il codice univoco A1. La scheda anagrafica del capofila, con particolare attenzione all'indicazione della tipologia di soggetto, imprese agricole, altre imprese, università, eccetera, e l'indicazione del settore comparto di riferimento. Anche nelle schede successive che andremo a vedere verranno richieste le stesse informazioni, quindi anagrafica e descrizione del ruolo. La scheda B riguarda le imprese agricole, che sono condizione di ammissibilità della domanda di partecipazione al bando, contraddistinte con il codice B. Ripetere e quindi duplicare la scheda per quanti sono il numero di imprese partecipanti. Attraverso questa operazione è possibile duplicare quindi la scheda e avere una seconda impresa agricola contraddistinta quindi con il codice B2. La stessa operazione chiaramente può essere fatta per gli altri soggetti, quindi altre imprese con codice C1, C2, eccetera, da ripetersi per ciascuna impresa, che qui denominazione e scelta del settore comparto. Università ed enti di ricerca sono i soggetti contraddistinti con il codice D. Anche in questo caso indicare la tipologia, se ente pubblico, ente privato o università. Indicare quindi il settore comparto di specializzazione dell'ente o dell'università a partire da quelli indicati nel menu a tendina. Infine, con il codice E sono contraddistinti altri soggetti partecipanti la cui tipologia va specificata nel menu a tendina. La sezione numero 3 offre tutti gli elementi per la descrizione e la presentazione del progetto operativo di innovazione. Questa sezione è stata articolata in base a quelli che sono i criteri di selezione che si distinguono in caratteristiche soggettive del potenziale gruppo operativo e le caratteristiche del progetto operativo di innovazione. I criteri di selezione sono indicati in maniera dettagliata al paragrafo 10 del bando. E ricordiamo che la corretta compilazione di questi box offre tutti gli elementi per la valutazione e quindi per l'assegnazione del punteggio.
è possibile effettuare anche un test di autovalutazione relativo ai criteri di selezione. Tale operazione è facoltativa e riproduce l'operazione che effettuerete sul SIAN. Codici del criterio A1, A2, A3, B1, C1, eccetera, motivazione e requisiti posseduti per l'assegnazione del punteggio e il punteggio richiesto. È possibile aggiungere informazioni, altre informazioni se ritenute utili, anche questa operazione è facoltativa. L'ultima sezione, la sezione 4, piano finanziario. Questa sezione indicare la relazione di accompagnamento al piano finanziario che illustra i costi esplicitati nel quadro economico di riepilogo. Il quadro economico di riepilogo è l'allegato B al bando e si presenta in formato Excel. Gli importi inseriti all'interno di questo allegato andranno descritti all'interno della relazione di accompagnamento al piano finanziario, motivando adeguatamente nella relazione di accompagnamento i budget previsti per, in particolar modo, le voci di spesa, ammissioni, rimborsi e spese per trasferte e la voce spese di funzionamento. Indicare, ove possibile, la ratio alla base del budget previsionale di spesa indicato appunto nell'allegato B al bando, quadro economico di riepilogo. Il quadro economico di riepilogo, allegato B, è il format per la presentazione delle spese del progetto, costruito e impostato per indirizzare il beneficiario verso il corretto inserimento delle informazioni che riguardano le spese previsionali di ciascun partner partecipante, spese descritte in relazione alle attività da svolgere. Ad ogni foglio corrisponderà la previsione di spesa di un solo partner. Il primo foglio è il capofila, i fogli successivi riguardano gli altri partner. Si consiglia di lasciare vuoti i fogli che non si utilizzano. Gli importi totali, suddivisi per tipologia di partner e categoria di spesa, sono riportati nei prospetti di sintesi, che sono tre e che affrontiamo in un secondo momento. Questo lo togliamo. Si ricorda che il calcolo del contributo è al 100%, pertanto in relazione agli importi inseriti si chiederà un contributo pari al 100%, quindi inserire soltanto gli importi che si richiederanno poi a contributo. Innanzitutto inserire il nome del partner. In questo caso siamo nella scheda del capofila e il codice partner sarà A1. Compilare le caselle relative alla tipologia di partner in relazione all'IVA. Se la tipologia di partner non può rendicontare l'IVA, digitare 1. Se il partner può rendicontare l'IVA, digitare 0. È importante effettuare questa operazione perché per i partner che possono rendicontare l'IVA e che quindi rientrano sotto il codice 0, il contributo richiesto, ad esclusione per il personale che non porta IVA, il contributo richiesto equivale alla spesa con IVA, quindi alla spesa imponibile più importo IVA. E facciamo un esempio. Se inseriamo 1000 importo IVA 200, il contributo richiesto equivale alla spesa con IVA, quindi 1200. Se il partner non può rendicontare l'IVA e quindi solo l'imponibile, inseriamo il codice 1, l'imponibile sarà 1000, l'IVA sarà 200, spesa con IVA 1200, contributo richiesto 1000.
Procedere poi con l'inserimento delle voci di spesa, tenendo presente che la suddivisione effettuata è in base alle voci di spesa previste sul sistema SIAN, e quindi sono spese per il personale, che comprende tempo indeterminato solo per soggetti privati, e personale a tempo determinato per tutti i soggetti, sia essi pubblici che privati. Spese sostenute per lo svolgimento delle attività previste dal GO. È la macrovoce di spesa più complessa perché al suo interno include tutte le tipologie di spesa che il GO può effettuare ai fini dello svolgimento delle proprie attività progettuali. E quindi abbiamo external expertise, external service, materiali di consumo, missioni e rimborsi spese per trasferta. Ricordiamo che l'importo inserito per missioni e rimborsi spese per trasferta va adeguatamente motivato nella sezione piano finanziario, relazione di accompagnamento al piano finanziario dell'allegato A, scheda generale di progetto. Terza sezione di costi sono i costi relativi alla realizzazione del progetto, che includono le dotazioni durevoli. Poi i costi per la costituzione del GO, nel cui riquadro vanno inseriti i costi relativi alle spese notarili, e infine le spese di funzionamento, che ricordiamo non superare il 5% del costo totale del progetto. Anche per le spese di funzionamento, gli importi inseriti vanno poi adeguatamente motivati nella relazione di accompagnamento al piano finanziario disponibile alla sezione 4 della scheda progetto allegato A. Dopo aver compilato per ogni partner ciascuna scheda, si genereranno in automatico 3 quadri di sintesi dei costi inseriti. Tali prospetti di sintesi sono: il primo, il quadro generale. Questo prospetto consente una visione generale del progetto dal punto di vista della distribuzione delle risorse tra i partner in relazione alle tipologie di costo. Quindi c'è una suddivisione della ripartizione dei costi per partner, capofila, partner 1, partner 2, partner 3, e le voci di spesa per macrovoci e per dettaglio di voce di spesa. Il secondo prospetto di sintesi è la ripartizione del contributo per tipologia di partner. Quindi ci saranno 2 prospetti, un aggregato di tutti i partner IVA inclusa, quindi quelli contraddistinti col codice 0, e un aggregato di tutti i partner IVA esclusa, quindi quelli contraddistinti con il codice 1. Infine, il riepilogo di spesa e dettaglio IVA è la massima sintesi del quadro economico finanziario. Si consiglia di verificare al termine della compilazione della domanda di sostegno che il quadro finanziario generato dal sistema sia uguale in termini prettamente di importi a quanto generato in questo prospetto dell'allegato B. L'incidenza del totale spese di funzionamento sul costo totale del progetto consentirà di verificare il rispetto della soglia prevista da bando, che si ricorda essere pari al 5%. Il riepilogo spese e dettaglio IVA è la massima sintesi del quadro economico finanziario. Si consiglia di verificare al termine della compilazione della domanda di sostegno che il quadro finanziario generato dal sistema SIAN sia uguale in termini prettamente di importi a quanto generato dall'allegato B. L'incidenza del totale spese di funzionamento sul costo totale del progetto consentirà di verificare il rispetto della soglia prevista dal bando, che è pari a massimo 5% del costo totale.
Al termine della compilazione è importante convertire ciascun foglio in formato PDF e procedere in questo formato al caricamento dell'allegato alla domanda di sostegno.